Cioè lui quante persone ha servito? Mi serve saperlo, perché poi magari c'ho uno che è più veloce di quell'altro, me ne accorgo da questo numero. Io no, tu l'hai scritto, l'hai firmato, me l'hai raccontato, hai detto che l'hai capito, allora sì. Si sta parlando di valore e di comunicazione. Allora qual è il ragionamento? Che io devo trovare il colonnello Trautmann per il mio cliente. Non ho più la gestione di dire chiamo, richiamo, sento, ma ho la possibilità di dirgli guarda, fatela te. Hai colto qualche spunto interessante dal corso di questa mattina di Giuliano? Moltissimo, tante cose, molto interessante. Su che cosa iniziare a lavorare da domani, che cosa poter migliorare? Formazione personale, questa cosa qui è la principale. Guarda, sinceramente ci sarebbe da applicare tutto, devo dire che il corso è veramente molto molto interessante e soprattutto laddove dice delle cose che sono molto semplici ma così determinanti per il miglioramento e per dare un valore aggiunto alla nostra azienda, cose che magari si danno un po' per scontate, invece non è così e possono veramente far fare il salto di qualità di cui parla Giuliano. Fondamentalmente la forza lavoro e quindi il valore del collaboratore senza ombra di dubbio. E il valore dei numeri è anche una cosa nuova per qualche ristoratore. Diciamo abbiamo un po' cambiato modo di vedere il rapporto sia con i dipendenti sia delle iniziative di marketing che non avrei mai neanche immaginato di poter applicare anche all'interno di un'attività come la mia, piccola, che non sono attività da non sono né le grandi catene americane ma sono delle piccole realtà di provincia. In realtà immaginando di applicare solo alcuni concetti davvero riusciamo a fare la differenza, quindi ben venga se in una mezza mattinata siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto e gli spunti sono stati così numerosi, immagino alla fine dei due giorni cosa succederà, quindi grazie davvero, lo dico davvero grazie di cuore, perché due cose in particolare sul marketing, sull'attrarre nuovi clienti mi hanno sconvolto. Una grande motivazione nell'appassionarsi al proprio lavoro e penso che Giuliano sia veramente bravo in quello, nel trasmettere una passione appunto nel proprio lavoro, nel farlo diventare non un lavoro, vado a lavorare giusto per guadagnare i soldi, ma nel far fruttare le proprie capacità all'interno del locale. Nel mio caso appunto io lavoro in questo locale e mi sto appassionando a farlo diventare mio. Parecchie cose interessanti, parecchie conferme su quello che già faccio e parecchie novità, quindi una gestione più completa della ristorazione, del modo di come lavoro, quindi crearlo e massimizzarlo e insomma al momento è molto interessante. Allora io seguo Giuliano, ho già partecipato a qualche corso suo e il Bounty è un locale che seguo sempre molto come esempio. E lui è tanto forte sulla motivazione personale, quindi piace tanto come carica e gestisce i ragazzi che lavorano con lui e gli spunti sono tanti, adesso elencarli è difficile, però ho tutto scritto e riporterò tutto alla grande, al locale. Ho colto sicuramente già l'altra volta, questa volta ancora meglio per ora, poi manca ancora un giorno. E mi sono già segnato i punti da dove iniziare. Qualcosa io già lo sto attuando perché 2 anni che comunque studio
ovviamente non aspetto solo il cliente, ma studio un qualcosa per migliorare e migliorare i miei ragazzi. Tra l'altro, avendoli portati, ho indovinato appieno, perché ne ho portati due dei miei collaboratori, e inizierei sicuramente con inquadrare loro per la vendita ai tavoli, cioè incentivare quello che è il marketing da parte dei ragazzi. Assolutamente sì, soprattutto magari nella gestione del personale, che forse è un pochino più difficile essendo comunque una realtà non esageratamente grande, non abbiamo una risorsa umana che comunque copre tutto quanto, siamo io e mio padre, e quindi magari bisogna vedere un pochino di più quello che vuole il nostro dipendente, quello che comunque riscontra all'interno dell'azienda, come vedere comunque col cliente come funziona esattamente la dinamica all'interno del ristorante. Ho notato che è una persona molto determinata, sicura di sé, quindi mi piace il suo modo di fare, di lavorare, e cerco di apprendere il più possibile. Penso che devi focalizzare soprattutto sul insegnare e istruire il personale. Molto interessante il porsi pormi diversamente nei confronti dei dipendenti, e quindi sviluppare più un discorso, diciamo, di autoanalisi anche mia personale, insomma, perché probabilmente sono molte cose che devo cambiare, ecco. Valorizzare molto il prodotto senza pensare tanto a fare delle promozioni, o comunque senza pensare molto al prezzo, perché probabilmente se c'è un buon prodotto, un prodotto valido di qualità, il prezzo va in secondo piano. Oggigiorno non basta l'esperienza, non bastano le conoscenze che uno può ricevere sul campo, ma ci vuole l'esperienza di qualcuno che veramente ha applicato delle strategie di successo e che poi hanno prodotto dei risultati, quindi abbiamo sempre tutti qualcosa da imparare. Dovrò, quando arriviamo a casa, anche con i miei collaboratori, dovremmo un po' fare un po'... dare un po' priorità a alcune cose, ma ce ne sono tantissime che ti fa capire che sei molto ignorante, quindi per crescere ti serve ancora fare tanta strada, però intanto abbiamo la consapevolezza di partire da un punto, ecco. Poi speriamo di arrivare sempre più in alto, dai. Buongiorno a tutti, siamo qui con Silvia Maltoni, titolare del ristorante Verdis di Milano. Bene, l'anno scorso Silvia eri qui come corsista, quest'anno sei qui come relatrice. Che cosa è cambiato nella tua vita in un anno? Allora, la cosa più importante che ha ribadito Giuliano è quella che adesso sono più libera, perché se oggi sono qua è perché c'è qualcuno che al mio posto faceva quello che facevo io. Io, quando sono venuta qua da corsista, mi sentivo in prigione. Adesso sono libera di venire a fare la relatrice, domani parto per una settimana. Sto più con mio figlio, sono molto più tranquilla. Non è stato facile decidere di frequentare un corso, perché, come ho raccontato pochi minuti fa ai 120 corsisti di oggi, da dirigente d'azienda di corsi ne ho fatti tanti. Era la prima volta che vedevo, che sentivo che promuovevo un corso da imprenditori. Quindi dicevo, cos'è questa cosa, un corso da imprenditori? I corsi li fanno i dipendenti, non gli imprenditori. E quindi sono venuta qua con mille titubanze, mille dubbi, eccetera. Questi due giorni, e me li ricordo ancora come se fossero ieri, sono stati molto intensi, pieni di domande, avevo sempre la mano alzata, insomma chiedevo, avevo fame, volevo capire, mille input. Sono uscita dopo due giorni intensi di incontri, di networking, che avevo tantissimi input. La cosa che ha fatto la differenza è che, grazie a Giuliano e a tutto il suo team, mi hanno fatto capire questo. Io ero miope, avevo bisogno di un paio di occhiali. Qua ho trovato questi occhiali che mi hanno fatto capire e vedere quali erano le cose importanti. Io direi tutto. In questo momento ho talmente tante nozioni e tante cose che mi riprometto di rivedere tutto e poi focalizzarmi su certe cose che per me saranno assolutamente indispensabili per il mio futuro. Siamo venuti qui per formarci, perché è un'opportunità bella, interessante. Ad oggi, al secondo giorno, devo dire che ne è valsa totalmente la pena. C'è l'imbarazzo della scelta, perché ci stanno talmente tante cose da fare, da migliorare, che veramente adesso la prima cosa da fare è proprio fare un piano per capire da dove iniziare e da dove migliorare.